Amici di Match Fishing, benvenuti all'ottavo Match Fishing Cup. Anche quest'anno siamo a San Giorgio La Molara, in provincia di Benevento. Oggi è la gara del feeder. Purtroppo c'è un po' di vento che disturba un po' l'azione di pesca. Passo la parola ad Alessandro, che è ormai diventato anche lui padrone di casa, perché ormai questo campo gara è entrato nel sangue. Vero Alessandro? Sì, certo, un bel campo di gara, un lago meraviglioso. E ci sono tanti pesci gatti che si sono moltiplicati rispetto all'edizione passata, però chi pesca i carassi li può prendere. Ci sono anche delle belle amur, ci sono delle carpe molto rare, le amur molto più presenti. Insomma, è un lago che si presta a diverse impostazioni di pesca. L'anno scorso hanno vinto con i carassi con 14.000 punti, quest'anno vedremo. La giornata è un po' disturbata dal vento, ma d'altra parte siamo nella valle del vento ed è giusto che sia così. Quindi vediamo come procede la nostra pescata e ci vediamo alla fine delle 5 ore. In bocca al lupo, dove Alessandro. Allora, adesso siamo qui con Gian Di Breda, conosciutissimo in ambito FIPSAS, essendo il componente del responsabile del settore feeder a livello nazionale, e lui è di casa qui essendo campano, ma è anche il secondo anno che partecipa al Match Fishing Cup feeder. Gli diamo la parola per avere qualche considerazione su questo secondo anno e anche sul lago e, diciamo, le difficoltà tecniche che ci sono. Salve, buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti a casa mia, perché questa è casa mia. Per il secondo anno consecutivo possiamo ospitare questa bellissima manifestazione ideata da Match Fishing e niente, oggi siamo arrivati a 50 pescatori di feeder, è un gran bel risultato per questo territorio che non esprime tantissimi numeri, però abbiamo avuto il piacere e l'onore di avere pescatori di un certo calibro. Abbiamo anche, a parte Alessandro, ma abbiamo anche Piero Cascianini che ci è venuto a trovare del team Romagna, e quindi speriamo di fare bella figura come padrone di casa. Il lago si presenta in ottime condizioni, la pescosità è un po' calata, un po' per il problema dei pesciolini pesci gatto e un po' per l'abbassamento della temperatura, perché si sente oggi, tra ieri e oggi c'è stata una bella escursione termica. Allora, siamo venuti a trovare qui Michele Bedin, patron di MK4, ormai sponsor fisso di questa manifestazione a San Giorgio La Molara. Sì, vengo sempre molto volentieri perché mi piace il posto e soprattutto mi piace la gente, perché la gente è molto solare, mi diverto. Allora, Michele, io poi so che quest'anno non sei da solo, ma sei in compagnia di tuo figlio, che ormai sta diventando anche lui un affermato agonista, anche perché viene sempre qui a San Giorgio. Sì, è già il secondo anno che vengo con Matteo. Quest'anno siamo un gruppo di amici, oltre a Matteo c'è anche Francesco, c'è Lauro, c'è tanta altra gente che ha voluto seguirci in questa esperienza, sempre bella tra l'altro, perché siamo veramente in mezzo a un mondo di amici qua. Vedi, quest'anno come trovi il lago? Un po' molto più tecnico, anzi. La pesca è difficile, però si spera di fare un ottimo risultato. Da pochi minuti si è concluso l'ottavo Match Fishing Cup feeder e qui con noi abbiamo Ilaria Fontana, la vincitrice di questa edizione, che succede quindi nell'Albo d'Oro a tutti gli altri.
Bene Ilaria, una bella soddisfazione, insomma, in un bel lago hai messo in fila tanti concorrenti agguerriti, però sei riuscita ad avere la meglio con una pescata impeccabile, non solo carassi ma anche un pesce jolly che ti ha risolto praticamente la giornata. Raccontaci un po' la tua pescata. Ho impostato una pescata a 15 metri con una prima pasturazione, all'inizio con scarsi risultati, quindi mi sono spostata sulla linea dei 30 metri, anche lì nulla, fino a che non ho deciso di ritornare sui 15 metri, dove la pasturazione precedente aveva dato il suo beneficio perché ho attaccato subito un Amor sui 5-6 kg, che è quello che appunto mi ha permesso oggi di vincere questo premio. E di conseguenza successivamente sono poi tornata sulla linea dei 30 metri e ho concluso tutta la giornata di pesca su quella linea. E... ecco, la differenza sembra, avendo osservato un po' tutto il campo gara, che l'abbiano fatto le esche morte. Nel caso tuo invece? Io ho utilizzato solo mais e pastura, assolutamente nessuna esca viva, proprio perché volevo evitarmi la pescata dei con i gattini, con i pesci gatto prevalentemente, che come vedono un'esca viva si fiondano letteralmente sull'amo. Yeah. Beh, non solo una bella Amur che è stata difficile anche da portare a guadino perché sono pesci molto combattivi, hai preso anche dei carassi, e raccontaci un po' la tua nassa di pesce. Allora, vabbè, l'Amur ok, 5-6 carassi presi sempre sulla distanza dei 30 metri e qualche gattino, ma pochi, proprio 4, anche perché li ho messi nella nassa per stare un po' più tranquilla, dato che all'inizio comunque non entravano carassi, non entrava ovviamente, non pensavo non entrasse una carpa. E quindi gli ho messi un po' di riserva, li ho messi. Di solito il carasso è un pesce che va stimolato per la mangiata, quindi delle piccole azioni di invito, chiamiamole come ci pare, insomma, anche nel caso tuo è stato così? Diciamo che ho fatto una decisione di pescare con delle pose molto lunghe, e diciamo anche superiori ai 10 minuti a posa, ed effettivamente ha portato beneficio. E quando ho provato a attivare una pesca un po' più veloce, quindi con pose più veloci, anche sotto i 5 minuti e quant'altro, ho visto che proprio non arrivavano mangiate, anzi, e tendevano ad arrivare molti pesci gatto che disturbavano appunto l'azione di pesca. Ma un po' di monta al pasturatore, uno spostamento di 10 cm ogni tanto gliela facevi? Assolutamente sì, ogni tanto scaricavo la vetta. Subito dopo 5 minuti che avevo posato, appunto, dato che avevo già preventivato di fare pose lunghe, e dopo 5 minuti che era fermo in posizione il pasturatore, davo un richiamo alla vetta in modo tale da scaricarla e poi recuperarla di nuovo. Bene, dentro al pasturatore ovviamente non solo pastura, ma avrai messo ogni lancio anche qualche chicco di mais, immagino. Assolutamente sì, mais bianco e giallo non tagliato, intero, e anche qualche chicco di canapa. Ecco, la canapa ho visto che l'hanno usata molti, sono riusciti con questa esca a muovere anche carpe importanti. Un giudizio sul lago, è la prima volta che tu lo frequenti? Assolutamente sì, devo dire che... il battesimo, diciamo, del neofita ha funzionato? Assolutamente, no, è un lago molto bello e... tantissimo pesce comunque vorace, perché ce n'è veramente tanto in abbondanza, e bello. Che va pescato. Bello, sì, bello. Bene, tu la prima volta che vieni fai l'assoluto, l'anno scorso stessa storia per Tattoli Danilo del Club Mamba, che tra l'altro oggi si piazza, mi sembra, al quarto posto assoluto, anche per lui era la prima volta, anche per lui primo assoluto l'anno scorso, insomma una bella soddisfazione, fai parte di un team, tutti pescatori agguerriti. Assolutamente sì, diciamo anche che sono tra le poche donne ovviamente della squadra di cui faccio parte a pescare, quindi sì, di solito le mogli sono quelle che stanno in panchina, per così dire, o che danno supporto ai mariti. In questo caso non è, per me non è così. In questo caso comunque hai una società importante alle spalle, ce la vuoi presentare? Assolutamente sì, peschiamo sia io che mio marito per la Lanza, peschiamo una squadra veramente forte. Eh sì, nel feeder ci sono personaggi, pezzi da 90, insomma, che li conosciamo tutti molto bene, quindi hai preso su un po' di segreti anche da questi grandi campioni. Eh sì, diciamo di sì, assolutamente, si mette in pratica tutti gli insegnamenti che gli esperti danno, ovviamente. Bene, noi ti ringraziamo, ancora una volta tanti complimenti per questo successo, il tuo nome sarà inserito nell'Albo d'Oro, quindi per gli anni a seguire comparirai sempre nella lista dei protagonisti, e adesso giustamente dobbiamo andare a bere perché chi vince offre da bere a tutti, giusto? Perfetto, va bene, ci troviamo tutti al bar allora. Ciao a tutti, grazie. Ilaria Fontana. Ciao.